Buongiorno, buon risveglio a tutti voi e come sempre iniziamo questa giornata benedicendo il Signore e chiedendo la sua benedizione su di noi. Che Dio ci benedica grandemente e mandi il suo spirito di verità e di rivelazione anche oggi. Rinnovi la sua unzione che sia sempre fresca, che ci copra su tutte le cose che possono recarci male, ci possono danneggiare, portare verso il male. Quindi chiediamo a Dio di mandare il suo spirito nella nostra mente, sul nostro capo, nel nostro cuore, nelle nostre parole, nelle azioni di questa giornata, affinché procediamo sempre più speditamente verso la meta, verso il cammino e scopriamo il mandato che il Signore ha per ognuno di noi. Il verso di oggi è tratto dall'Antico Testamento, proprio dal libro iniziale dell'Antico Testamento, dalla Genesi, che appunto significa inizio, no? Perché questo libro ci spiega proprio l'inizio della creazione, come è stato creato l'universo, i mondi, l'uomo e poi man mano tutto il resto. Quindi è l'inizio della storia della terra, della storia dell'umanità. Genesi, vediamo in capitolo 2. Versetto 15, il versetto di oggi ci dice: Dio, il Signore, prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Quindi Dio Elohim, che sarebbe il Dio creatore, prese l'uomo e lo pose in questo giardino per fare in modo che lo lavorasse e lo custodisse, quindi che non lo distruggesse, come invece oggi ama fare l'uomo. Già queste parole sono tutto un programma. Noi dobbiamo benedire Dio, ringraziarlo per tutte le cose che ci ha donato, le sue creature, il cielo, la luna, le stelle, l'acqua, il mare, la terra soprattutto, i frutti, tutto, tutto lo dobbiamo lodare e ringraziare e custodirli e lavorarli con amore, gelosamente, per il nostro bene e per il bene di tutti. Questa è la cosa più importante. Ora, prima però di andare a spiegare ancora più ampiamente il messaggio che Dio ci dà oggi, andiamo ad ascoltarci un canto, il Cantico dei Cantici, cioè non il Cantico dei Cantici della Bibbia, ma il Cantico di Francesco, di San Francesco. Si chiama il Cantico delle Creature, che appunta, loda e ringrazia tutte le creature, no? L'aria, la luna, lui le chiama sorelle, fratelli, il sole, la stessa terra, ovviamente, gli animali che lui adorava e che rispettava, come dovremmo fare noi. Quindi ascoltiamoci questo canto, ringraziamo il Signore per tutto ciò che ha donato e ci circonda. Ritroviamoci un po' in questo giardino dell'Eden, come fossimo all'inizio. E pensiamo con amore alla cosa che il Signore ci ha donato, senza pensare né di distruggerle né di cambiarle. Cantiamo insieme il Cantico delle Creature. Solo buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude e benedizione. A te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e non l'uomo degno è temento vano. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce. Tu ci illumini di lui, bellezza e splendore di grandissimo Signore porta il segno. Si laudato mio Signore per sorelle, luna e stelle, che tu in cielo le hai formate chiare e belle. Si laudato per frate vento, aria, nuvole e mantello, che alle tue creature dan sostentamento. Grazie, Signore. Grazie. Grazie.
nostro creatore. Grazie, Padre. Lodato mio Signore, pezzarella nostra, hai legata molto utile e preziosa. Si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte. Ed è bello giocondo e robusto e forte. Signore, per la nostra madre terra, è la re che ci sostenta e ci governa. Si laudato mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde erba. Si laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione. E beati siamo coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona. Si laudato mio Signore per la morte corporale, che da lei nessun che vive può scappare. E beati saranno quelli nella tua volontà, che sorella morte non gli farà male. E adesso che abbiamo innalzato assieme questa lode al Signore per tutte le sue meravigliose creature, andiamoci a rileggere il versetto che Dio oggi ci consiglia e ci invia il suo messaggio. Il versetto è preso dalla Genesi, come già detto, il primo libro della Bibbia, il libro che parla degli inizi della creazione della terra, dei mondi, dell'uomo, del peccato ovviamente dell'uomo, e poi delle mansioni che Dio gli ha affidato da quando e Dio gli ha affidato all'uomo. E quindi qua dice proprio nel capitolo 2 versetto 15, dice: Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Quindi quando stavano in Eden Adamo ed Eva, prese l'uomo e gli diede il giardino affinché cosa facesse l'uomo? Lo distruggesse, lo rovinasse, lo modificasse? No, perché lo lavorasse e lo custodisse. Ancora oggi vuole che l'uomo faccia le stesse cose che lui aveva raccomandato ad Adamo. Andiamo a leggere un pochino ciò che ci dice, appunto la spiegazione. Dice: vivendo nella terra dei fuochi, noi siamo, sono di Napoli, io non so chi non lo è, ognuno nella sua terra ha dei problemi legati purtroppo all'inquinamento all'ambiente. Qui si percepiscono veramente tanti tanti problemi proprio legati anche alla terra dei fuochi. Quante persone muoiono di tumore per questo, quanti bambini si ammalano, quanti bambini hanno perso la vita proprio perché abitano in questa terra dei fuochi, in cui l'uomo non ha custodito, non ha lavorato, ma bensì ha inquinato, ha rovinato la terra e con esso appunto il futuro anche di questi bambini, ha ucciso i suoi stessi figli l'uomo. Quindi dice: non ho potuto zittire il grido del mio cuore per lo scempio che da anni si sta perpetrando, veramente da anni, e non si è presa mai una vera soluzione. Se ne parla più per pubblicità, però non si fa mai niente di serio, di concreto per eliminare tutto ciò. Forse non c'è volontà di farlo, non lo so. Quindi questo dipende anche un po' da tutti noi. Quindi non si fa niente di concreto per l'ambiente. Il principio di questa lenta e inesorabile distruzione è indiscutibilmente l'avidità. Ovvio, l'avidità degli individui, l'avidità degli uomini, uccide gli stessi uomini. Quando siamo stupidi. Infatti qui ci ricorda che in 1 Timoteo 6,10 dice:
Questi uomini come sono? In primo Timoteo, andatela a leggere, 6:10, sono senza intelligenza, di corta veduta e di bassezza assoluta. Loro credono di essere intelligenti e di essere furbi, invece chi rovina la terra, chi rovina il futuro suo e dei propri figli e delle nuove generazioni, facendo uscire malattie autoimmune, cancri, epidemie, le stesse epidemie che stiamo vivendo, proprio perché l'uomo gioca per la propria avidità, per il proprio guadagno. Che uomini sono? Furbi? Bravi? Svegli? No. Come ci dice prima Timoteo, sono senza intelligenza. Sono di corta veduta perché non riescono a capire il danno a volte che fanno, fino a dove arriva ad uccidere loro stessi e i loro figli. È di bassezza assoluta. Veramente sono delle persone che non hanno assolutamente rispetto, non hanno alcuna dignità. Allora, nelle primissime pagine bibliche dice, leggiamo che la custodia del creato è il primo compito assegnato all'uomo dal creatore. Quindi questo è il primo compito. Dio creò l'uomo, creò, dopo creò, creò prima tutta la creazione. Alla fine prese e creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. L'uomo all'umanità, ricordiamoci, uomo come umanità, perché creò Adamo ed Eva e li creò a sua immagine. E alla fine assegnò all'uomo questo compito di lavorare e custodire la terra. Ricordiamoci sempre, lavorare e custodire, non ha detto altro. L'altro ce l'hanno messo gli uomini. Quindi la terra che Dio ci ha affidato merita le nostre cure. Non possiamo restare a guardare lo scempio che quotidianamente viene perpetrato nei suoi confronti, a danno della salute di tutti. Cioè, questo è il punto. Mentre alcuni muovono fili infami, no? I capi, coloro che ne guadagnano, muovono questi fili. Altri cosa fanno? Spinti dalle ristrettezze economiche, continuano a rendersi artefici di azioni indegne. Quindi i capi muovono i fili, gli altri per ristrettezze economiche. Si vendono e diventano collaboratori di morte perché rovinando la terra, inquinando la terra, rovinano la salute di tutti, di tutti. E allora a questo punto loro sono collaboratori di morte, sono alla stessa stregua dei mafiosi, degli assassini, dei camorristi, la stessa cosa perché loro uccidono le persone con malattie, facendo questo. Quindi, per sbarcare il lunario, infieriscono colpi mortali. Ricordiamoci, non stiamo facendo una sciocchezza quando ci vendiamo a questi personaggi per pochi spiccioli per comprarci il cibo. Cercatelo altrove e troverete. Gesù ce l'ha detto, cercate e troverete. Non troverete niente se diventerete fautori di morte. Qua ci dice, chiunque tema a Dio è chiamato a reagire. Se vogliamo che qualcosa cambi, cominciamo a cambiare noi. Molti dicono, ci vuole solo la mano di Dio, soltanto Dio può cambiare le cose. No, perché le cose le avete rovinate voi, cioè noi umani abbiamo rovinato le cose, mica è stato Dio. Ma perché Dio deve cambiare le cose? Anche se le cambiasse, facciamo che Dio ce lo vuole fare questo miracolo grandioso, eh? Se tutti lo chiedessimo, ma non credo che i fautori di morte, coloro che muovono i fili, sono tanto d'accordo a cambiare. Non credo proprio. Quindi ci dovrebbe essere un accordo di tutti a voler cambiare le cose. E Dio le cambiasse, facesse questo miracolo, la terra cosa succederebbe? Tornerebbe quella che era alle origini. Ma alle origini la terra era già così. Cosa è successo dopo? È la mente dell'uomo che non è cambiata. Se oggi non è cambiata e abbiamo la mente peggiore dei nostri avi, non cambierà niente perché fra pochi decenni ci ritroveremo di nuovo punti a capo se l'uomo non cambia. Quindi per cambiare il resto bisogna che cambiate i vostri cuori, i vostri pensieri. Le vostre idee, dovete stare nel pulito, dovete stare in ciò che fa bene agli altri, che non danneggia né voi né il vostro prossimo. Da lì c'è il cambiamento. Non c'è mica un miracolo che viene dal cielo e tutto si risolve, perché tutto si rovina di nuovo se in noi non c'è cambiamento. E poi nelle piccole cose possiamo agire. Non è che dobbiamo fare cose grandi all'improvviso, è nelle piccole cose, non vendendoci a queste persone. Se vi chiamano a lavorare per
c'è qualcosa di negativo, di qualcosa che comporta il danno, dei danni di salute agli altri, voi non dovete farlo. Se vi chiamano per lavorare a danneggiare l'inquinamento, a propagare l'inquinamento ancora ulteriore sulla terra, non dobbiamo farlo. Noi non dobbiamo starci a queste cose, rifiutandole. Se noi rifiutiamo il male non si può propagare, si restringerà sempre di più. Ma se noi siamo complici, ci vendiamo noi stessi per un tozzo di pane, che sicuramente Dio ce ne darà molto di più se noi siamo delle persone coraggiose in grado di rifiutare il male, allora ci libereremo di questo, allora saremo in maggioranza, allora potremo fare. Ma se noi diventiamo delle pecore di gregge, che per avere quel tozzo di pane in più vendono anche i loro figli, fanno soffrire e fanno morire i loro figli. A questo punto, come ne vogliamo uscire? Quale Dio può salvare delle persone che non vogliono essere salvate? Quindi dobbiamo partire prima da una presa di coscienza e con le nostre azioni, anche quotidiane, rifiutare di essere noi stessi dei collaboratori di morte della nostra terra, inquinando i cieli, inquinando i mari, inquinando le nostre case, inquinando le nostre terre. Dobbiamo essere noi stessi per prima, perché tutto è partito dall'uomo. Quindi a questo punto è l'uomo che può porre fine ai suoi disastri, eh? Noi possiamo soltanto pregare il Signore che faccia rinsavire questi personaggi che per avidità di soldi stanno dando la morte a tanti. Ma cosa ci crediamo? Che l'epidemia, che questa pandemia sia provenuta così perché doveva provenire? Ma sicuramente c'è stata la mano dell'uomo assassino dietro per guadagni, per soldi, per avidità. Ci ha messo in giro un'epidemia che ha fatto morire milioni di persone, ancora oggi ci tiene chiusi, ci ha rovinati economicamente, mentalmente, psicologicamente e fisicamente. Questo per avidità. E più andiamo contro, più creiamo dei mostri, più andiamo ad inquinare il pianeta, più non rispettiamo le creature, più avremo problemi, vivremo chiusi, vivremo con le maschere a vita, vivremo con questi vaccini sperimentali a vita. Cioè noi vivremo nelle malattie, nelle chiusure, nella lontananza a vita. Perché? Perché siamo avidi, avidi di guadagni illeciti. Avidi, vogliamo guadagnare sulla morte degli altri. È invece la nostra stessa vita che muore. Muore chiudendoci dentro, muore allontanandoci dagli altri, muore vaccinandoci con un vaccino sperimentale. Noi moriamo semplicemente perché siamo troppo avidi, perché non rispettiamo il creato, non rispettiamo la terra, non rispettiamo le creature. Questo è il problema principale. Quindi qua continua e dice: la battaglia intrapresa da quanti si sono caricati del dolore e della sofferenza della gente e del territorio merita non solo il plauso distante, seppur compiacente, ma un sostegno di preghiera a Dio. Perciò ho detto, possiamo sostenere queste persone che ci stanno mettendo la faccia, che stanno perdendo loro stessi, non se ne importano niente. Proprio per affrontare queste cose, per essere figli della luce, guerrieri della luce. E quindi lo dobbiamo essere anche noi. Non dobbiamo di fare tutto a chiacchiere e poi siamo i primi a venderci, i primi per guadagnare qualcosina, andiamo a fare delle cose losche, delle cose controproducenti, delle cose che ci rovinano. Cioè sono chiacchiere a quel punto. Noi dobbiamo dire no, no, no al male, in qualunque forma essi si presenti, anche se viene allettato da un bigliettone, perché il Signore ce ne darà tre di quei bigliettoni, ce li triplicherà se noi sapremo dire di no alle cose che causano morte, sofferenza, buio, terrore, oscurità. Ricordiamocelo sempre. Quindi dice: difendiamo il nostro presente per garantire un minimo di futuro. E io me l'auguro che ci sia ancora un minimo di futuro. Io voglio essere speranzosa, voglio essere positiva, che ci sia un futuro per la nostra amata terra e per le nuove generazioni. Me lo auguro veramente, ma dobbiamo uscirne, ragazzi, dobbiamo prenderne coscienza noi stessi. Per le generazioni che verranno dopo di noi, appunto, a cominciare dai nostri figli. Ricordatevi che i vostri figli, i vostri nipoti, i vostri discendenti vivranno su questo pianeta che voi stessi state rovinando. Dopo non vi lamentate delle malattie, non vi lamentate delle pandemie, non vi lamentate quando soffrono di tumore, perché noi stessi siamo i fautori di ciò che sta accadendo, eh?
È ora di dire basta, basta, basta con i fatti e di onorare il mandato iniziale. Dio, quando nella Genesi ci ha detto che l'uomo deve governare su tutte le creature, no? Ci ha dato questo mandato come noi fossimo i custodi. Noi siamo i custodi, non siamo i creatori. Non illudiamoci, non siamo i creatori del mondo. E anche se lo fossimo, perché distruggere qualcosa che abbiamo creato, no? Sarebbe sciocco, ma noi siamo sciocchi. Cioè, proprio quelli che si credono fuffi sono i più ignoranti che esistono. Cioè, quello è il problema. Cioè, io glielo direi chiaramente. Tu ti credi furbo perché uccidi i tuoi figli, ti credi intelligente perché stai distruggendo la terra che tu stesso mangi, l'acqua che tu stesso bevi, l'aria che tu stesso respiri. Tu sei intelligente per avere i soldi, ma con i soldi non ti comprerai mai la salute, non ti comprerai mai la libertà, non ti comprerai mai la gioia. Stupido, sciocco, ignorante, questo posso dire. Non sei una persona normale, cioè tu sei un deficiente. Cioè, il demonio ti ha messo in testa che essere fighi, che essere furbi significa ammazzare te stesso, inquinare l'acqua che tu bevi, l'aria che respiri, le cose che mangi. Ma tu sei stupido, è soltanto uno che segue le regole del male, delle ombre, dell'oscurità può pensare di essere furbo facendo delle sciocchezze simili. Cioè, ma ci rendiamo conto di come siamo stupidi? Dice sì, ma mi ha dato un biglietto da 100 euro. Dopo ne dovrai spendere 10.000 per curare tuo figlio e tuo figlio morirà lo stesso per i tuoi peccati perché tu non ci hai pensato, stupido. Ti indebiterai per salvare quella salute che tu stesso hai rovinato. Quindi veramente. Noi dobbiamo custodire il creato, lo dobbiamo amare, lo dobbiamo coltivare. Con purezza, con le cose giuste, non dobbiamo mettere cose inquinanti, non dobbiamo rovinare. Già stiamo abbastanza messi male con l'inquinamento, anche quello ambientale, atmosferico. Ci aspetta di tutto e di più in futuro. Vogliamo ancora continuare su questa strada? No, diciamo di no, incominciamo a dire di no. Non vuol dire che quello che viene dall'alto, che dall'alto dovrebbe venire solo quello che dice Dio. Dall'alto noi ci riferiamo ai governi, ci riferiamo ai padroni delle industrie, ai grandi signorotti. Quello è l'alto, ma quello non è l'alto. C'è un alto più alto che il Signore e noi gli ordini li dobbiamo prendere dall'alto più alto. Colui che ha creato tutto, non dal basso, perché coloro che voi credete che stanno in alto e che comandano le nostre vite, stanno sotto i piedi del Signore e stanno sotto i piedi degli umili, perché gli umili sono persone che amano Dio e sono intelligenti. Gli stupidi, anche se si trovano in alto, perché voi più stupidi di loro li mettete in alto, rimarranno stupidi, ignoranti. Cioè, questo è il problema. E come dice qui in primo, come abbiamo letto prima, no? Ve lo voglio ricordare, noi nella Bibbia andatele a leggere queste cose, eh? Cioè, veramente andatele a leggere. In primo Timoteo, capitolo 6, versetto 10, ricordatevi chi sono queste persone che rovinano gli altri, che inquinano la terra. Sono persone senza intelligenza, di corta veduta e di bassezza assoluta. Stiamone alla larga, non diventiamo mai come loro. Cioè, non c'è vergogna più grande, non c'è stupidaggine più grande che seguire, accondiscendere a queste persone che stanno nella bassezza più assoluta. Dio questo ci sta dicendo oggi. Io vi ho dato la terra per custodirla, per coltivarla, per amarla, vi ho dato l'acqua pure delle sorgenti, vi ho dato tutto il necessario, vi ho dato i frutti, vi ho dato. Ma che cosa ne avete fatto? Cosa ne state facendo? La state distruggendo e non capite che la nostra madre terra è quella che vi sostiene, è quella che vi alimenta. La stessa aria che respiriamo è diventata irrespirabile. Perché? Perché voi l'avete inquinata, mica Dio l'ha creato così. Cioè, siete voi che continuate a fare queste cose, dice il Signore. Io voglio pure aiutarvi, figli miei, ma se la vostra mente non cambia, se il vostro cuore non cambia, non si volge al bene. Io non posso fare nulla perché io vi ho lasciato il libero arbitrio. Certo che è successo un macello vedendo quello che è successo adesso, però voi avete ancora il libero arbitrio e avete creato il male, avete accondisceso al male. Adesso con lo stesso libero arbitrio potete creare il bene, potete creare un mondo migliore.
Un mondo sano, il mondo di Dio, non quello dell'uomo, che poi non è stato uomo, perché soltanto una persona diabolica, soltanto le persone diaboliche possono progettare e guadagnare sulla vita degli altri, che poveri stupidi anche sulla loro stessa vita poi, perché anche loro sono umani. Questo voglio dire, cioè alla fine veramente stiamo ai limiti, ma com'è possibile che l'uomo ancora dei concetti così semplici non gli arrivano, non li capisce? Il male è talmente nella mente e nel cuore degli uomini che li acceca del tutto, non gli fa capire la cosa più evidente, che fare del male alle cose che mi nutrono vuol dire fare del male a me stesso. E io mi rendo anche importante, anche una persona intelligente facendo questo. Cioè, tu che vuoi guadagnare, ci puoi anche guadagnare dei soldi, ma con quei soldi che ti compri se tu muori, i tuoi figli muoiono per quello che stai facendo tu stesso? Stupido, ignorante, cioè quello che voglio dire. E non mi risparmierò mai di dire queste cose, perché purtroppo certe persone devono essere dette per quello che sono. Siamo veramente nella bassezza assoluta. Noi non dobbiamo essere complici, mai complici del male. Noi dobbiamo custodire la terra, dobbiamo difenderla, dobbiamo nutrirla con amore, con passione, con purezza. Dobbiamo sempre combattere queste battaglie contro coloro che vogliono nuocerci, nuocerci perché ci nuociono con quello che stanno facendo. E stiamo arrivando veramente a un limite, attenzione. Se qualcuno c'ha un po' di autorità nel suo piccolo, lo faccia un passo avanti, non si batta soltanto il petto, eh? Non faccia inutili preghiere così tanto per farla, faccia azione per cambiare. E noi nel nostro piccolo preghiamo il Signore, facciamo che mandi il suo spirito e preghiamo che cambi la mente degli stolti, degli stupidi che si credono di comandare, eh? Questo è il punto. Questo è il messaggio di oggi, perché molti dicono Dio ci ha dato tutto, noi possiamo fare quello che vogliamo. Non è assolutamente vero. Non è che a Dio ci ha dato gli animali per ammazzarli in modo crudele, cruente, per farli soffrire, oppure per farli di policoltura, di fare tante di quelle cose che nuociono alla nostra salute. Tutto deve essere fatto con la giusta misura, con rispetto delle creature. Non è che ci ha dato la terra perché noi la dobbiamo bruciare, inquinare, mettere dei metalli pesanti, mettere dei materiali tossici, cancerogeni, oppure distruggere le foreste per far perdere l'ambiente agli animali, l'habitat, e così si creano nuove epidemie. Cioè, lo riusciamo a capire? Inquinando l'aria non respiriamo bene, il clima cambia. Tutto si rovina, non ci ha dato la terra perché noi la padroneggiamo a cavoli nostri, scusate il francesismo, e poi succede quello che succede. No, Dio ce l'ha data per curarla, per amarla, perché noi più la amiamo, più la curiamo nel modo giusto e più ne riceviamo benedizioni, ne riceviamo nutrimenti, ne riceviamo salute. Vediamo quando i nonnini arrivano a 100 anni, 110, dove? Nelle terre dove si respira aria buona, dove si coltivano ancora i prodotti genuini, quando siamo a contatto con la natura pulita. Là si vive, e lì si vede la verità. Invece qua come viviamo? Viviamo malaticci. Cioè, chi arriva a 90 anni, a 80 anni, che dicono è una popolazione di vecchi, ma come ci arriva? Molto spesso ci arriva pieni di medicine, ci arriva ricoverati in ospedale, messe nei letti. Non ci si arriva con la salute anche quando si arriva a una certa età. Poi vediamo bambini che muoiono a 8 anni, 10 anni, 7 anni, per lo scempio di queste persone. Ma dove stiamo arrivando? E noi ancora a credere a dei personaggi così squallidi. Cioè, non è più il tempo di stare dalla loro parte, noi dobbiamo stare dalla parte di Dio perché Dio sta dalla nostra parte, non ce lo dimentichiamo mai. Noi non siamo i padroni del mondo, Dio, siamo i custodi, Dio ce l'ha affidato e dopo dobbiamo rendere conto di cosa ne abbiamo fatto, del suo creato e delle sue creature. Non vi dimenticate, ne dobbiamo rendere conto ognuno di noi. Adesso vi lascio, perché è sembrata quasi un continuo della predica di ieri. Ieri che cosa abbiamo detto? Che col buonismo, con l'accettare il male, noi ci ritroviamo nei disastri totali. Stiamo rovinando le generazioni future, stiamo rovinando il futuro dei giovani, perché noi non abbiamo più consapevolezza di cosa sia bene e di cosa sia male. E questo sta confondendo
chi ci ascolta, chi ci segue, soprattutto i giovani che sono, devono ancora maturare da bambini, devono crescere, i giovani devono capire tante cose e l'esempio che noi stiamo dando è deleterio perché si vede dai frutti che stiamo producendo e non sono affatto buoni. Quindi dobbiamo fare un passo indietro e discernere il bene dal male se vogliamo dare degli esempi costruttivi alle nuove generazioni. Oggi ancora il Signore ci dice, oltre a dare degli esempi costruttivi, su alcune cose, dovete rispettare il creato, dovete rispettare le sue creature. Questo è, si sta richiamando ancora all'ordine. Non vi vendete per pochi spiccioli, non vendete la vostra anima, il vostro spirito, il vostro corpo e la vostra salute per pochi spiccioli, perché col Signore ne avremo molto di più, eh? Questo ci sta dicendo anche oggi. Va bene, adesso vi saluto. Risentiamo in finale un pochino il cantico delle creature, proprio per ricordarci di amare e rispettare ciò che Dio ci ha donato per il nostro bene. Come sempre, vi auguro un giorno di pace nella benedizione del Signore e che le azioni di oggi siano rivolte tutte al bene, tutte al bene. E come sempre, da parte di Gesù, che parla attraverso ognuno di noi nel nostro cuore, quando noi lo lasciamo lavorare, lo lasciamo parlare attraverso lo Spirito Santo, Gesù anche oggi ci dice pace a voi. A te solo, buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude e benedizione. A te solo si confanno che l'Altissimo tu sei e null'uomo degno è temendo vano. Sii laudato, mio Signore, con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce. Ci illumini di Lui, che bellezza e splendore di grandissimo Signore porta il segno. Sì, laudato mio Signore, per sorelle, lune e stelle, che tu in cielo le hai formate, chiare belle. Sì, laudato per frate vento, aria nuvole e mantello, che alle tue creature dà un sostentamento. Sii laudato mio Signore, per sorella nostra, e le casta molto utile e preziosa. Sii laudato per frate fuoco che ci illumina la morte. Ed è bello giocondo e robusto e forte. Gloria al Signore, alleluia! Signore, per la nostra madre terra, è la re che ci sostenta e ci governa. Sii laudato, mio Signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde erba. Sii laudato per coloro che perdonano per il tuo amore, sopportando infermità e tribolazione. E beati siamo coloro che cammineranno in pace, che da te, buon Signore, avranno corona. Sii laudato, mio Signore, per la morte corporale, che da lei nessuno che vive può scappare. E beati saranno quelli della tua volontà, che sorella morte non gli farà male.